Siamo al Museo della Città di Rimini, alla mostra Disoriente. Qui con noi c'è Geshe Tenzin del monastero di Gaden e il presidente dell'associazione Italia-Tibet, Claudio Cardelli. Volevamo fare una domanda. Che cos'è il mandala? Sì, il mandala è un diagramma dell'universo interiore, è un diagramma geometrico che è uno strumento di meditazione e serve al praticante buddista per, diciamo, raggiungere una meta spirituale e quindi è uno strumento per elevare la mente fondamentalmente. Diciamo che è una specie di mappa topografica del nostro interiore, quindi una cosa molto importante nella tradizione del Tibet. E il mandala viene fatto con impegno e dedizione, poi si è la dissoluzione. Qual è il senso di questo gesto? Il gesto della dissoluzione del mandala è il gesto che insegna il concetto dell'impermanenza, che è un altro cardine fondamentale nella dottrina buddista, cioè tutto passa, e noi non dobbiamo essere attaccati alle cose. Quindi loro lavorano per 10 giorni, a volte anche un mese, per fare questi mandala molto complicati, poi alla fine lo distruggono e dissolvono queste sabbie colorate perché le persone capiscono che c'è un fluire cosmico, c'è un qualche cosa, diciamo, che non permane mai. Quindi il concetto, l'insegnamento dell'impermanenza. E voi siete venuti qui dal Tibet in questo tour a Rimini anche per prendere dei finanziamenti per il vostro monastero. Com'è la situazione in Tibet? Why you get funds for Sì, il monastero di Gaden è uno dei 3 grandi monasteri del Tibet che sono stati ricostruiti in India nella diaspora. Ricordiamo che in India ci sono 150.000 rifugiati tibetani che sono venuti via dopo l'invasione cinese, l'occupazione cinese del Tibet nel 1950. Loro fanno questi tour in Italia. Noi come associazione Italia-Tibet, questo lo aggiungo io, abbiamo un rapporto con questo monastero da molti anni. Vengono in Italia per raccogliere fondi per tenere in piedi questi monasteri che sono, diciamo, il cardine della tradizione religiosa del Tibet fuori dal Tibet. Quindi noi che sosteniamo, diciamo, la causa tibetana e la preservazione della cultura e della religione tibetana, li aiutiamo anche in questo. Ovviamente, aggiungo io, noi aiutiamo anche i rifugiati laici, non solo religiosi, però in questo caso abbiamo un rapporto molto antico e molto amichevole con Gaden Jansen. E com'è stata l'accoglienza qui a Rimini? Si sono Rimini, hanno trovato un'accoglienza molto amichevole, siamo stati anche fortunati, devo dire, hanno trovato una bella casa al grattacielo, al 20° piano, quindi vedono il mare, tutto, qui vicino a 2 passi, grazie a un'amica, e sono molto felici e sperano di tornare. Again in Rimini, ok. Allora, buoni auspici per la dissoluzione del rituale del mandala. Sì, è un ringraziamento alla nostra associazione per... Grazie. Thank you.
Didn't you?
raccontano perché io non ho più memoria. Thank you.